palazzo alle mie spalle è opera di grandi architetti, il San Gallo, poi Michelangelo e infine il Vignola. All'interno ci troviamo gli affreschi meravigliosi dei Caracci. È il simbolo di una grande famiglia europea, i Farnese. Tutto comincia nel 984, quando Pietro diviene console di Orvieto. A lui seguirono conti, duchi di Parma e di Piacenza, 5 cardinali, persino un papa, Paolo III. La famiglia aveva grandi possedimenti e meravigliosi palazzi come Villa Farnesina, qui vicino, sul Tevere, con gli affreschi di Raffaello. Ma nel 1731 Antonio, l'ultimo duca farnese, muore senza lasciare eredi. Elisabetta, la nipote, sposa un Borbone, si trasferisce in Spagna e nel corso dell'Ottocento i legami con l'Italia si interrompono. Dei Farnese non restano che tracce sui libri. Se oggi qualcuno passasse per quella piazza, si chiamasse anche Farnese, non potrebbe sentirsi ed essere l'erede di questa storia. La discendenza è l'unica possibilità che abbiamo perché qualcuno porti avanti la tradizione di una famiglia e di un popolo. Ne onori la storia, ne curi il patrimonio materiale e spirituale. Di questo era pienamente consapevole il protagonista della nostra puntata, Abramo. Oggi parleremo di Abramo, ma anche di Sara, sua moglie, e del loro problema più grande. Non riuscivano ad avere figli. Parleremo quindi di paternità e maternità. E proprio per introdurre questo tema voglio raccontarvi una storia, quella di Patrizia Colombo. Patrizia, benvenuta. Grazie. La tua storia parla di figli in più di un senso. Però torniamo un attimo a 20 anni fa. Quando tu eri una persona completamente diversa, facevi una vita completamente diversa da quella che conduci oggi. Chi eri? Come vivevi allora? Ma io una vita normale, direi, una vita fatta dentro un matrimonio, una vita ricca, perché a noi non mancava assolutamente nulla. Mi chiamavano la Soraya perché ero vestita tutta di firma, dalla testa ai piedi, piuttosto che i miei bambini... tenuti molto bene, insomma, sì, non ci mancava proprio niente. E poi dopo la nascita della quinta figlia, Carlotta. Carlotta, sì. Cosa è successo? Successe che abbiamo avuto un fallimento familiare. Un fallimento familiare causato dalla famiglia di mio marito, ma in quel fallimento ci sono andata di mezzo solo io. Io sono fallita e dentro questo fallimento abbiamo perso proprio tutto. Abbiamo perso tutto e io ho rischiato di perdere anche quella parte che sono i miei bambini perché non l'ho accettato ed ero molto arrabbiata e questa arrabbiatura mi ha fatto fino arrivare a pensare di mollare tutto. Un bel giorno mi ricordo che ho detto a mio marito: sai cosa ti dico, la tua famiglia ha fatto questo, io mi rifaccio una vita, ti lascio 5 bambini e me ne vado. E questa è la debolezza mortale che mi porto dentro, perché come fa una mamma a poter abbandonare i propri figli, no? Poi, per grazia, c'è stato qualcosa di più grande che mi ha tenuto legato a quella famiglia, a quel marito. Io lo sbirciavo il modo in cui trattava i bambini. Quando ero in casa da sola c'era un clima di tensione perché ero arrabbiata. Quando arrivava lui, i bambini gli correvano incontro e io ero invidiosa di questo. Però quando ti sei trovata dopo il fallimento a non avere più quella grande disponibilità economica, hai colto un'occasione? Sì. Ho incontrato una persona fuori da messa che mi dice: guarda, ci sarebbe un posto di lavoro in un carcere. E io mi ricordo che chiesi se attraverso quel lavoro potevo dar da mangiare i miei bambini, perché... il fallimento ci aveva talmente tolto tutto che io non potevo più nemmeno andare al supermercato a fare la spesa. In carcere però tu vivi un'esperienza unica, incredibile. Vieni a contatto con questi detenuti, sei la responsabile di un centro stampa dove loro vengono a lavorare
ci ha raccontato delle storie straordinarie. Una mi ha colpito in particolare, quella di Paolino. Sì, quando appunto sono entrata lì ho incontrato degli uomini e uno di questi appunto Paolino, che per venire da me occorre fare un colloquio. Lui si è presentato tutto tatuato, un po' conciato, e mi dice: guarda, io verrei qui solo per star fuori dalla cella, non mi interessa altro, della tua proposta qua dentro ne ho sentito parlare ma non è per me. Io ho preso sul serio questa sfida e l'ho preso al centro stampa. Lui è stato con me per 2 anni e mezzo e per i primi 2 anni direi in disparte. Poi pian piano si è avvicinato al tavolo, ha cominciato a partecipare alle discussioni, alle letture, eccetera, fino a quando una mattina mi avvisano che era caduto in cella per un coma epatico. Per cui corro immediatamente, cerco di capire cosa fosse successo e niente, è stato ricoverato d'urgenza e gli hanno dato solo 3 mesi di vita. Questo ha fatto sì che la pena finisse lì per lui e l'hanno rimandato a casa appena, è stato appena appena meglio. Che cosa è successo? Che io quella domenica ho chiesto a mio marito, a Fabio e a Carlotta: andiamo a trovare Paolino a casa. Siamo andati e ci siamo trovati davanti a un uomo completamente fatto dalla droga. Lui stava uscendo dal bagno e pur avendo questa malattia, che insomma lui aveva la cirrosi, era proprio ormai alla fine insomma, e esce dal bagno, perde acqua e sangue per asciti da tutte le parti. Io mi sono girata verso Fabio e dico: guarda Fabio, probabilmente non c'è più niente da fare, no? Cosa siamo qui a fare? Però ancora una volta mi rendo conto che quella è un'altra debolezza, perché è come se tu hai la pretesa di avere in mano la vita dell'altro, quando invece appunto la vita dell'altro non è assolutamente in mano tua. Ho detto una preghiera in mente, mi sono alzata, gli sono andata incontro, gli ho preso con le mani la sua faccia e le mie mani erano appunto piene di questa acqua e sangue. E guardandolo negli occhi gli ho solo detto: Paolino, tu lo sai, io ti voglio bene. E per la prima volta in 50 anni quegli occhi hanno lacrimato, insomma. Ti chiedo di fermarti qui, perché la storia continua. Torneremo dopo la pubblicità e dopo aver fatto vedere ai nostri telespettatori di cosa parleremo questa sera. D'inverno quanti siete? 3. Però ecco, il futuro vero ci può essere solo se ci sono nuove famiglie. Sì. Ho un'idea, voglio fare un nido. Per cui Bobbio ci è sembrata la cittadina adatta per noi. Ecco, pensare al rientro di un bambino nella famiglia naturale è la stessa cosa che vederlo uscire con sua moglie. Questa cosa è bellissima, no? Quarta puntata di Beati Voi, la Genesi, il nostro viaggio tra i personaggi e nelle storie del primo libro della Bibbia. Ad accompagnarmi c'è per fortuna Sara Loreni con la sua musica. Bravissima. Allora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di raccontarvi di Abramo, dobbiamo ascoltare ancora la fine della storia di Patrizia Colombo. Eccoci Patrizia, ti risaluto. Allora, tu ci stavi raccontando la storia di Paolino, un ragazzo difficile che era detenuto nel carcere di Como, dove tu sei ancora direttrice dell'ufficio stampa, del centro stampa. Sì. E Paolino viene rilasciato dal carcere perché è gravemente malato, vai a casa sua a trovarlo e lo trovi in condizioni pietose perché ha ricominciato a drogarsi. E siamo arrivati in quel momento nel quale tu gli dici: ti voglio bene.
Sì. Che succede poi? Poi gli chiedo se ha intenzione di farsi ricoverare perché l'avremmo aiutato. Lui non mi ha risposto inizialmente, poi alla sera sono arrivata a casa e mi sono trovata un messaggino con scritto ok. Non era di tante parole, Paolino. È stato ricoverato, l'abbiamo seguito in questo ricovero, in realtà questo ricovero l'ha aiutato, insomma, a sostenere questa malattia. È durato 6 mesi, insomma, ecco, ci ha regalato 3 mesi in più. In questi 6 mesi noi tutti i sabati e tutte le domeniche mandavamo un messaggio a Paolino con la richiesta: vuoi che veniamo a trovarti? Muovendo così la sua libertà. E lui ci ha sempre detto di sì. E noi in quei 6 mesi abbiamo proprio visto il grande cambiamento di Paolino, perché lo vedevamo nelle cose più piccole, intanto il fatto di questo sì, e poi andavamo al bar, facevamo colazione insieme, e se all'inizio prendeva il Campari col bianco, che sicuramente non era la cosa più adeguata per la sua malattia, or della fine dei 6 mesi è arrivato a prendere anche il cappuccio, il tè, no? E guardare e vederlo così ci ha proprio fatto dire dai, ha proprio voglia di starci, no? In questa compagnia. E poi io sono partita. L'ultima settimana della sua vita io sono partita, sono andata in vacanza con Carlotta e ho chiesto a mio marito di diventare i miei occhi, per cui tutte le sere lui fuori dal lavoro arrivava colico, lo andava a trovare e tutte le sere mi raccontava come stava andando. In realtà l'ultima sera mi ha detto: Patri, torna, perché non mi ha riconosciuto. Quindi sono tornata, la mattina dopo sono andata da lui e lui era a letto e non aveva nemmeno la maglietta, tanto che non riusciva neanche a tenere addosso l'indumento, no? Perché era proprio dolorante. E io mi sono buttata nelle sue braccia e ho detto: Paolino, sono qui, tu lo sai chi sono. E lui mi ha detto: sì, sei la Patrizia, io ti stavo aspettando. Ecco, in quel momento, insomma, io mi sono proprio sentita parte di quella storia, per cui mi sono proprio sentita madre, nel vero senso della parola. E gli ho chiesto se voleva fare l'ultima cosa con me, cioè l'estrema unzione. E lui, che era quello che mi ha sempre detto: io sono quello passamontagna e pistola, in chiesa vado solo per rubare le monetine dentro i ceri, mi ha detto di sì. Alla sera, quando siamo risaliti, eravamo un bel gruppo di persone, c'era il nostro prete che nel momento del Padre Nostro gli sono tremate le mani e Paolino ha aperto le braccia, una verso di me, una verso mio marito, e l'immagine è stata proprio quella di Gesù in croce e ha fatto un sospiro. Lì abbiamo proprio fatto l'esperienza che Cristo vince la morte, che la conversione è possibile anche l'ultimo momento della vita, no? E lui è veramente nel mio cuore sempre. Io sono certa che lui mi tiene un posto in paradiso. Cioè io sono certa che lui lì è che mi aspetta. È molto, molto toccante. Un'esperienza forte, fortissima di maternità. Come appunto ci hai detto, ti sei sentita madre. E non soltanto con Paolino tu hai avuto questa grazia, questa fortuna, perché sono tanti i ragazzi che hai incontrato. E che rapporto hai con loro oggi anche? Ma i miei ragazzi sono i miei figli. Io li guardo come guardo i miei 5 figli naturali. Loro frequentano la mia casa, alcuni di loro sono stati in casa con me a vivere finché poi hanno ripreso in mano la loro vita. Ed è impressionante perché mi ridanno il centuplo. Io che ero quella che me ne stavo andando, sono quella che oggi dico non smetto di avere figli, insomma, perché ne ho proprio tanti, ecco. Ogni giorno mi rendo proprio conto che il Padre Eterno mi preferisce dandomi questa opportunità di maternità così speciale. Grazie Patrizia, io ti chiedo di rimanere con noi, perché sai bene, accomodati. Grazie. Tra il nostro pubblico, sai che sei molto importante per noi questa sera. E, ecco, abbiamo voluto cominciare con la storia di una donna che scopre una nuova forza
nella sua maternità, perché spesso proprio su maternità particolari Dio fonda la sua alleanza con gli uomini. Pensate a Giovanni Battista, che nasce da una madre anziana come Elisabetta, o in un senso diverso a Maria, che concepisce Gesù per opera dello Spirito Santo. Ecco, noi questa sera ci occuperemo della prima di queste storie, quella di Abramo e Sara. Quindi, vista la delicatezza del tema, facciamo entrare subito colui che ci aiuterà nel nostro percorso, frate Antonio Prando. Grazie. Ciao, grazie a te. Benvenuto. Grazie. Ti faccio subito una domanda bruciapelo. Tu sei il direttore della pastorale giovanile per tutto il Nord Italia. Insieme ad altri frati. Insieme ad altri frati, va bene. Ma questi giovani sono interessati alla Bibbia o no? Allora, se noi siamo appassionati, noi dico chi dovrebbe raccontarla, sì, si scaldano per il calore della passione per la parola di Dio. Bene, quindi allora noi stasera cercheremo di scaldarli. Accomodati alla tua Grazie. Postazione d'onore. Mentre tu raggiungi il tuo posto, noi cominciamo, come al solito, con Johnny Dotti, che stasera ci racconta la storia di Abramo. Come abbiamo visto, Dio cerca un'alleanza con gli uomini. Per farlo sceglie un uomo anziano, non particolarmente forte e coraggioso. Sì, un ricco mandriano, ma per l'epoca un fallito. A 75 anni non aveva ancora figli e aveva una moglie sterile, Sarai. A quell'epoca non avere eredi voleva dire destinare alla distruzione i propri beni e con essi le persone che ne dipendevano. Abram, questo è il suo nome, si cruccia, non sa che fare. Nel frattempo però il tempo passa e lui invecchia. Ma un giorno una voce lo raggiunge e lo rianima. È la voce di Dio, che gli chiede di lasciare tutto, lasciare la casa del padre e andare in un posto misterioso. È una richiesta assurda, ma Dio crede in Abramo e gli dice: da te nascerà una grande nazione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo va verso l'ignoto, porta con sé la moglie Sarai, i propri averi e il cugino Lot. La terra di Canaan è bella, ricca e ospitale, ma Abram non fa tempo a stabilirvicisi che viene travolto da una grande carestia. È costretto così a riparare nelle terre d'Egitto. Ma prima di entrare dice a Sara che lei è molto bella, avvenente, e che gli egiziani cercheranno di ucciderlo per prenderla. È meglio dire che sono due fratelli. Malgrado lo stratagemma, i due finiscono comunque nel palazzo del faraone, che guarda caso si innamora e si invaghisce della bella straniera e dona al presunto fratello moltissime greggi, schiave, schiavi, armenti, asini, cammelli. Ma Dio si mette in mezzo, fa cadere delle piaghe sul palazzo del faraone e gli fa capire che Sarai è la moglie di Abram. Il faraone, scandalizzato, li caccia con tutti i doni che aveva dato loro. È un messaggio evidente. Dio vuole che Abram si prenda cura e si faccia carico di Sarai e della sua bellezza. Tornati nella terra di Canaan, scoppia una guerra tra dei re locali che si conclude
con la cattura di Lot, che viveva a Sodoma. Abram, con 318 suoi uomini, lo libera con tutta la famiglia ed i suoi averi. A questo punto succede una cosa strana. Mentre il re di Sodoma va incontro ad Abram, appare un personaggio originale, Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo. Benedice Abram. E Abram, stranamente, non avendolo mai visto, gli offre un decimo di tutti i suoi averi. Antonio, hai visto questo strano incontro tra Abramo e re Melchisedec, che significa re di giustizia e re di pace, re di Salem, no? Che senso ha questo incontro? Noi lo riusciamo a leggere alla luce del capitolo 7 della lettera agli Ebrei, questo personaggio un po' misterioso. E è la prefigurazione di quel sacerdozio eterno che è quello di Gesù Cristo, che non ha bisogno di sacrifici. Nella lettura che poi proseguiremo di Abramo, anche Abramo vivrà questo. In questo incontro mi pare bello sottolineare la benedizione reciproca. Melchisedec benedice, Abramo offre, dentro la fatica che poi ascolteremo anche della vita di Abramo, questo diventa traccia di quella benedizione che porta fecondità. Bene, allora continuiamo il nostro racconto con Johnny Dotti. Una notte Dio torna a visitare Abram, che si lamenta perché tutti i suoi beni cadranno nelle mani di Elizir di Damasco, l'eunuco. Dio prende Abramo, lo porta fuori, gli dice di guardare il cielo e di contare le stelle, perché la sua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Ormai la promessa di un'eredità è compiuta, ma passano gli anni e questo figlio non arriva. Allora Sarai, per dare una mano a Dio, propone ad Abram di unirsi alla sua schiava, Agar. Abram accetta e dall'unione nasce un bambino, Ismaele, la cui nascita crea subito tensioni tra Abram e Sarai. E poi questa non era neppure l'idea di discendenza che aveva Dio. Dio torna a trovare Abram dopo 13 anni, quando Abram ormai ha 99 anni. Gli dice che il figlio suo si chiamerà Isacco e sarà figlio di Sara. Anche Abram cambierà nome e si chiamerà Abramo. Dio chiede ad Abramo di suggellare questa ennesima promessa di alleanza con una circoncisione sua e di tutti i maschi della sua casa, a partire da Ismaele. Siamo alle querce di Mamre, fa caldo. Si presentano tre stranieri, tre. Abramo li accoglie col massimo dell'ospitalità. Essi sono Dio. Sembrano voler insegnare ad Abramo che un figlio si accoglie come una cosa inaspettata, una grande novità. Infatti, Sara, che ride mentre il marito parla con loro, rimane incinta, ha quasi 90 anni. Un ultimo episodio ci aspetta prima della nascita di Isacco. È la ripetizione di ciò che era già avvenuto con il faraone. Abramo presenta ad Abimelech sua moglie Sara come fosse sua sorella. Interviene Dio
e anche stavolta non permette che Sara sia toccata. Sembra proprio che Abramo debba imparare ad assumere pienamente il suo ruolo e la sua responsabilità da marito. Ma un'ultima prova aspetta ad Abramo. Dio gli chiede di sacrificare Isacco, ormai divenuto giovinetto. Abramo lo porta sul monte Moria, su un'ara come questa, e mentre sta per sacrificarlo, Dio interviene, interrompe il sacrificio umano e indica ad Abramo un caprone che si era impigliato in un cespuglio lì vicino. Queste prove e questi insegnamenti sono serviti ad Abramo per stringere un'alleanza con Dio. Ma cosa ha ancora da imparare Abramo in quest'ultimo frangente? Nel testo si parla di timore di Dio, ovvero di obbedienza. Ma è tutto qua. Dio insegna ad Abramo che un figlio non è un possesso, ma un sorriso di Dio, che un figlio non è frutto della volontà umana, come Ismaele, ma di una relazione d'amore, quella che Abramo aveva con Sara. Abramo ha imparato a farsi carico della relazione con Sara, della relazione con Isacco, della relazione con Dio che gli ha parlato. Solo vivendo pienamente questi doni si può vivere un'alleanza, che è la relazione per antonomasia. Allora, frate Antonio, John Midotti ci racconta che alle querce di Mamre Abramo incontra Dio in tre persone. Ci spieghi meglio? Il racconto dice al lettore che è Dio. Abramo è lì, anziano, ci diceva Johnny Dotti, anziano nell'ora più calda del giorno, alla tenda, in questa situazione di stagione che sembra ormai tramontare. E arriva l'imprevisto. L'imprevisto nella realtà, l'obbedienza a quell'imprevisto della realtà che può portare fecondità. Se posso, cito Patrizia che prima testimoniava un po' di sé, quell'imprevisto, quel qualcosa che non era nella linea, ormai sembrava quasi tramontante della vita, diventa, si è accolto, possibilità di futuro. E quindi quell'accoglienza di Dio, poi Abramo lo scoprirà, diventa per lui occasione di futuro per sé, per la sua famiglia, per l'umanità, perché poi Abramo, cambiando il nome, anche lo citava prima, diventa padre di moltitudine, non solo un grande padre, ma padre di moltitudine. E questo tema dell'alleanza insieme al tema della discendenza sembrano inscindibili allora come oggi, cioè come se l'alleanza fosse qualcosa che si debba incarnare nella storia dell'uomo, nella sua vita. Da sempre, dall'inizio, siamo nella Genesi, dall'inizio Dio sceglie, poi letto alla luce di Gesù Cristo lo capiamo in modo pieno, Dio sceglie di entrare dentro le pieghe, dentro la pasta dell'umanità, di essere, come dire, lievito dentro la pasta. E non può essere così per dei battezzati. Per ogni uomo che viene incontrato dal Signore, essere lievito dentro la pasta vuol dire fare fermentare, avere discendenza, avere essere pane per gli altri, essere cibo per gli altri. Bene, allora grazie frate Antonio. Entriamo nel vivo della puntata con una canzone scritta da Ligabue e portata al successo da Elisa, che racconta quanto è meraviglioso e difficile accogliere un figlio in questo mondo. Ascoltate bene le parole, canta Sara Loreni. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere.
Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. A ogni compleanno vai un po' più via da me. Bravissima Sara, bravissima. A modo tuo, una canzone che il nostro pubblico cantava insieme a te. Allora, questa sera parleremo molto di discendenza, sia perché nell'oggi è un tema molto caldo, ma anche perché la crisi della natalità che stiamo vivendo si lega con la fiducia nella vita, che è fiducia nella provvidenza e che a sua volta è segno forte dell'alleanza, proprio quella che in origine Dio aveva stretto con Abramo. Per parlare di natalità partiamo dalla fotografia della nostra situazione reale e per farlo non c'è nulla di meglio dei numeri che ci fornisce l'Istat. Anzi, abbiamo portato l'Istat qui con il suo presidente, il professor Giancarlo Blangiardo. Buonasera professore. Grazie, si accomodi pure. Allora professore, stiamo vivendo un tempo che è stato definito proprio di collasso demografico. Abbiamo delle slide che vorrei commentare con lei, anche perché io di numeri non ci capisco niente e sono sicura che lei ci illuminerà. Quindi prego la regia di mandarci subito queste infografiche da commentare insieme. Lei le può guardare qui. E vediamo il dato più significativo di questa prima grafica, qual è? Allora, questa ci dice due cose. Da un lato che ci sono fenomeni che evolvono lentamente, cioè il cambiamento è qualcosa che c'è sempre stato nella storia dell'uomo. Nello stesso tempo però ci sono dei cambiamenti che sono, come dire, momenti di rottura tra generazioni. Cioè, prendete numero medio di figli per donna, no? Leggiamo quei numeri, 18, 86, 60, 34, come le donne di oggi, le loro mamme, le loro nonne, le loro bisnonne. Ebbene, le donne di oggi 1,29 figli per donna, le mamme 1,37, poi però 2,41, 3,30. C'è un salto tra le nonne e le mamme. Passiamo all'altra infografica che ci dice nati e morti tra il 2003 e il 2019. Allora, cosa vuol dire? Ciò che ho detto prima. Bene, dietro a quello che ho detto prima ci sono i fenomeni classici, i nati e i morti, cioè contiamo le persone che nascono e le persone che muoiono. Ora vedete, la curva azzurra sono il numero dei nati. Bene, passiamo da 580.000 circa a 440.000. Quindi c'è stata una caduta precipitosa del numero di nascite e dall'altra parte un aumento del numero delle morti. Ora, il fatto che le morti aumentano in una popolazione che invecchia pur allungandosi la vita, beh, ci sta, cioè non è un problema. Quello che diventa drammatico e problematico è la diminuzione delle nascite. Cioè voi vedete che sono 6 anni che in Italia ogni anno si fa il record della più bassa natalità di sempre, cioè, da quando esiste l'Italia, dal 1861. Mai così in basso durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando eravamo molto meno abitanti. Ebbene, ogni anno si va sempre in quella direzione. E il 2019, che è finito da poco, e ancora i dati non sono completi, però di fatto quei dati già ci dicono che rispetto all'anno prima, in cui c'era stato il record della più bassa natalità ancora, ebbene, nel 2019 è stato ulteriormente migliorato questo record al ribasso.
Naturalmente la differenza nati morti sono 200.000 unità. Abbiamo un paese in cui ci sono 200.000 morti in più rispetto al numero dei nati. Non ci vuole molta fantasia a capire che andando così qualche problemino si pone. Ecco, andiamo avanti. La popolazione dei grandi vecchi. Allora, andiamo sulle conseguenze. Di per sé uno dice, vabbè, succede, non è un dramma. Il fatto è che ci sono dei cambiamenti, cioè capite che in una popolazione in cui non c'è ricambio generazionale e la vita si allunga, perché fortunatamente la vita si allunga, la componente anziana ha un peso sempre più importante. E questo non è grave. Il fatto è che noi sappiamo che ci sono degli equilibri nella società, pensate alle pensioni, pensate alla sanità, nei quali ci sono dei signori che producono, che creano le risorse, altri che in qualche modo consumano, hanno bisogno di assistenza. Allora, i numeri in gioco in questa evoluzione sono quelli. Oggi abbiamo 745.000 persone con almeno 90 anni. Fra 4 decenni avremo 2.177.000 persone con almeno 90 anni, di cui 87.000 con almeno 100 anni. Oggi sono 15.000. Ora, non ci vuole anche qui una grande fantasia a capire che, soprattutto sul fronte sanitario, garantire una vita dignitosa a un numero enorme di anziani, molto anziani, richiede uno sforzo incredibile. E qui ci mettiamo un'aggiunta. Le famiglie, cioè gli aiuti familiari, il welfare familiare, o i fratelli che fanno il turno per assistere la mamma, il babbo, eccetera. Beh, in una società che i figli li fa, come abbiamo visto prima, sarà difficile averli. Cioè il figlio unico dovrà alla fine sobbarcarsi i problemi legati all'assistenza. E questo è un altro problema che si va ad aggiungere. E comunque le conseguenze più gravi si avranno appunto per quanto riguarda le pensioni, la scuola, la sanità, proprio perché una popolazione così anziana... Sì, le grandi conseguenze sono l'incapacità di mantenere il giusto equilibrio tra un blocco di persone che sono attive e produttive e un blocco di persone che sono improduttive perché in formazione, cioè i giovani, e invece hanno già dato e quindi sono, come dire, in pensione. Se si riesce a realizzare l'equilibrio tra queste tre componenti, il sistema regge. Se non si riesce, bisogna trovare una qualche diavolo di soluzione, perché sennò non se ne viene fuori. Da molte analisi sembra che ci sia una forte relazione tra crisi economica e crisi della natalità. Cioè, è vero che la scelta di fare o non fare figli dipende anche dai soldi? Prima che lei mi risponda, vorrei farle vedere un video di un nostro amico. Quindi chiedo alla regia di andare in play. Le famiglie vogliono fare figli. Sono andato a parlare con tutti per cercare di porre il tema dell'assegno unico come priorità. Tutti sono d'accordo. Poi il problema è trasformare queste richieste che noi facciamo in concretezza. Era Gigi De Palo, che è il presidente del Forum delle Associazioni Familiari, il Forum Nazionale. E lei è d'accordo con quello allora, che dice? Gigi ha detto una cosa che è una sacrosanta verità, e cioè non è che gli italiani non vogliono fare i figli. Dicevo prima, noi facciamo 1,3 figli per donna, ma in realtà il numero di figli desiderati, voluti, è 2, qualcosina. Quindi mancano all'appello quasi 0,7, se possiamo dire in questi termini, 0,7 bambini. Quindi c'è un desiderio di maternità e di paternità che tuttavia le condizioni di contesto impediscono che si possa realizzare. Cioè non si investe sul bene figlio, non viene considerato un bene, una priorità. Sì, non c'è questa visione del capitale umano, cioè si investe magari nei ponti o nelle ferrovie, ma l'idea di investire nel capitale umano, che è quello che poi di fatto fa crescere un paese, ecco, questo non viene ancora concepito. E quindi gli interventi sono di vario genere. È chiaro che non è solo questione di soldi. I soldi sono importanti, ma non sono tutto. C'è un discorso legato, per esempio, alla cura. Cioè, i bambini, bisogna poi magari, se la mamma lavora, deve in qualche modo sistemarli. Quando la scuola chiude, dove li mette? La compatibilità tra maternità e lavoro, cioè la capacità per una donna di riuscire ad essere madre, ma anche lavoratrice. E anche lavoratrice, se vogliamo, in carriera. Cioè, uno dei motivi per cui spesso non vengono fatti questi benedetti figli, spesso il secondo figlio, è perché fatto il primo e capite le difficoltà, uno dice, vabbè, adesso ho già dato,
penso un po' in qualche modo a me stesso. È egoistico, però è così. Per quello che è necessario attuare delle politiche familiari che siano, esatto, di supporto. Quel grafico, quest'altro grafico, quel grafico ci dice una cosa abbastanza curiosa, cioè si fanno più figli in provincia di Bolzano che non in provincia di Napoli. Uno ha in mente, c'è il mezzogiorno, eccetera. No, non è così. È lì, è a Bolzano, 1,72 a fronte di una media nazionale di 1,29. Perché? Semplice. Perché ci sono più risorse, il bonus, l'assegno è rimpolpato dalla provincia, provincia autonoma che ha delle risorse, perché c'è possibilità di rendere più conciliabile maternità e lavoro, perché ci sono iniziative di cura, no? Ci sono iniziative che si prendono cura dei bambini, soprattutto nel periodo estivo, quando appunto le scuole sono chiuse. Alcune di queste cose costano, altre costano anche poco. Vogliamo aggiungere un dettaglio, il clima culturale. E forse dovremmo anche capire e far capire che chi fa un figlio sta facendo un sacrificio spesso nell'interesse anche di chi non lo fa. Quindi dobbiamo essere molto disponibili ad accogliere, ad aiutare, a gratificare queste famiglie che fanno questo sforzo, diciamo, nell'interesse collettivo. Invece se siamo sul treno e abbiamo i bambini di fianco che schiamazzano un po', cioè, che sfortuna, mi è andata male. Invece no, quelli sono i bambini che ci pagheranno la pensione. Avevo rilevato un dato nel grafico che volevo sottolineare, prego la regia di mandare di nuovo l'immagine, cioè che già nel 1999 c'era un dato molto negativo, 1,23, cioè, e adesso siamo a 1,29. L'allarme è scoppiato soltanto adesso? Io personalmente nel 1990 scrissi un libro che si chiamava Meno italiani, puntini puntini, più problemi, punto di domanda, 1990. In quel libro ci sono scritte le cose che si dicono oggi. Attenzione alle pensioni, attenzione alla sanità, attenzione ai problemi della scuola, al mercato del lavoro e via dicendo altre piccole cose. Quindi non è una novità. Quello che c'è da dire è che oggi, rispetto ad allora, c'è... diciamo più sensibilità, più attenzione, non vuol dire che poi ci siano le misure, ma anche il mondo, come dire, della politica, se volete, in generale, sa che esiste un problema, cioè è un grande problema. Sappiamo che c'è e sappiamo che se non risolviamo questo problema qualche guaio può sorgere. Ecco, l'ultima domanda, che cosa si può fare per cambiare questo trend negativo? Rimboccarsi le maniche, fare le cose che si possono fare, che possiamo permetterci. Secondo me rilanciare anche alcuni elementi. Ciascuno deve fare la sua parte. Cioè ci sono l'idea del sacrificio, l'idea del investiamo, diamoci da fare, costruiamo insieme delle cose. Viviamo con una dimensione che non è quella del noi siamo eterni, perché poi l'illusione è che noi siamo convinti che dureremo per sempre. No. Se non costruiamo qualcuno dopo di noi, quando spariamo, spariamo, siamo spariti. Va bene. Grazie professore per averci fatto capire quanto sia urgente questo problema della discendenza. Adesso vi invito a restare con noi perché dopo la pubblicità tutto questo diventerà storie. Fra pochissimo, dopo la pubblicità. Abram, questo è il suo nome, ha 75 anni, non aveva ancora figli e aveva una moglie sterile, Sarai. Dio prende Abramo, lo porta fuori, gli dice di guardare il cielo e di contare le stelle perché la sua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Allora Sarai, per dare una mano a Dio, propone ad Abram di unirsi alla sua schiava, Agar. Abram accetta e dall'unione nasce un bambino, Ismaele. Dio torna a trovare Abram dopo 13 anni. Gli dice che il figlio suo si chiamerà Isacco e sarà figlio di Sara. Dio gli chiede di sacrificare Isacco, ormai divenuto giovinetto. E mentre sta per sacrificarlo, Dio interviene. Interrompe il sacrificio umano. Dio insegna ad Abramo che un figlio non è un possesso, ma un sorriso di Dio. Abramo e Sara
ci portano la storia di una crisi. Ma la crisi non è sempre un fatto negativo, potrebbe essere anche un'opportunità, come fu per loro la nascita di Isacco e poi di una discendenza più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Che anche oggi siamo in crisi è evidente. Ce l'ha spiegato il presidente dell'Istat, il professor Giancarlo Blangiardo, sia con i suoi numeri sulla crisi demografica che con gli scenari angoscianti di un futuro che è dietro l'angolo. Ma al momento non stiamo cogliendo l'opportunità che la crisi presenta, anzi stiamo mettendo la testa sotto la sabbia, come gli struzzi. Fatichiamo a pensare che ci serva una nuova alleanza con qualcuno che è più forte. E a proposito di paternità e maternità, cadiamo sempre nei soliti pessimi errori, come ci racconta la storia che sta per arrivare, quella di Roberta Colicchia. Benvenuta Roberta. Grazie, buonasera. Accomodati. Ci fa piacere raccontare la tua storia perché può essere la storia di tante ragazze. Tu sei calabrese, ti eri trasferita a Roma per studiare, poi qui hai trovato lavoro e hai iniziato la tua vita. Esatto. Che lavoro facevi? Dunque, io mi sono laureata in scienze dell'educazione e dopo alcune esperienze lavorative provvisorie ho iniziato a lavorare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, all'interno del micronido. Come educatrice, quindi? Esatto, come educatrice professionale, sì. E poi nel 2009? Nel 2009 mi sposo, perché avendo in qualche maniera coronato il sogno di essere realizzata professionalmente, o almeno credevo d'esserlo, io e mio marito avevamo il desiderio di coronare il nostro secondo grande sogno, che era quello di avere una bimba o un bimbo. E quindi scopro di essere incinta. Intanto tu avevi avuto un contratto? Io avevo avuto una serie di contratti provvisori fino al momento in cui però è arrivata la notizia. Quando eri incinta però avevi un contratto che ti avrebbe garantito per un anno. Esatto, per l'anno educativo in corso. Nel frattempo però il Dipartimento delle Pari Opportunità dà in gestione il nido ad una società privata ed è con loro che tu hai il contratto, sì, no? Esatto. Adesso, prima che tu continui con la tua storia, voglio farti ascoltare dalla voce di un imprenditore la storia di un'altra ragazza che era una sua dipendente, Francesca, che ha avuto una vicenda simile alla tua. Sentiamo proprio lui che cosa ci racconta. Andiamo in play. In questo momento abbastanza difficile dal punto di vista del lavoro e dal punto di vista anche demografico, ho assunto Francesca mentre era in gravidanza, ero consapevole di questo, per me non è stato un ostacolo, per me non, anche in altri casi in cui qui sono state le gravidanze è stato un evento molto felice e seguito da tutti quanti, crediamo molto nel capitale umano e nella forza che questo che questa motivazione nello stare bene in un'azienda e in un gruppo di lavoro possa dare e alla spinta di successo. Ecco, Francesca era incinta ed è stata assunta pur essendo in una condizione particolare. A te non è andata proprio nello stesso modo. Che cosa ti è successo? No, io purtroppo ho avuto una gravidanza a rischio. E quindi appena avuta la notizia ho iniziato subito ad avere diversi problemi per cui ho avvisato il datore di lavoro e ho ricevuto in cambio una proposta che mi ha lasciato allibita, cioè? Molto adirata. E ho avuto la proposta di accettare una somma di denaro in cambio delle mie dimissioni. E lì ho capito che la mia esperienza lavorativa con queste persone sarebbe finita, perché la notizia era stata talmente negativa da significare che il mio lavoro lì era finito. E non ho accettato, ovviamente. E sei andata a casa? Sì, non mi è stato rinnovato il contratto, quindi nel momento in cui è terminato l'anno, diciamo, educativo in corso, io non sono stata richiamata. Nel frattempo è nata tua figlia? Nel frattempo è nata mia figlia. La gioia più grande della tua vita? Esatto, assolutamente. Però la vita ha iniziato ad essere più difficile con uno stipendio solo.
iniziato ad essere più difficile con uno stipendio solo, che in realtà poi è diventato pari a zero perché dopo qualche mese ha perso il lavoro anche mio marito. Per cui ci siamo ritrovati con una bambina piccola e un affitto da pagare perché comunque non avevamo casa di proprietà e quindi tutte le difficoltà che un nuovo nucleo familiare si trova ad affrontare nel momento in cui nasce un bambino o una bambina. Paradossalmente ci siamo ritrovati molto soli in un momento in cui invece ci sarebbe stato bisogno di aiuti a livello sociale, a livello di strutture, anche di lavoro. Abbandonati a voi stessi. Esatto, abbandonati a noi stessi. Abbiamo provato una sensazione di grande solitudine. Io ho provato anche una sensazione di grande rabbia. Ho provato e provo ancora al pensiero di questa esperienza un forte senso di scissione. Perché quasi una parte di te ha pensato sbagliato, non avrei dovuto mettere al mondo questa bambina? Diciamo questo non l'ho mai pensato, nel senso credo sia la più grande fortuna che abbia avuto nella vita. Se tornassi indietro lo rifarei e sono felice di averla messa al mondo. Però credo che una donna nel momento in cui diventa madre è chiamata ad un mandato in qualche maniera. E non poter vivere questo mandato e contemporaneamente sentirsi realizzata dal punto di vista lavorativo crei un grande dolore, è un dolore che non va più via. E questo purtroppo è successo anche ad altre tue colleghe, di essere licenziate dal nido gestito dalla società privata lì al Dipartimento delle Pari Opportunità? Sì, esattamente per gli stessi motivi e tutte ci siamo ritrovate con le stesse difficoltà. Che cosa vorresti per il futuro? Dunque, io ripeto, sono felice di aver avuto mia figlia e spero che mia figlia provi nella vita la stessa gioia nel diventare madre. Però non le auguro di provare questo senso di conflitto. Tu lo faresti un altro figlio? Lo farei. Grazie. Prego. Ti ringrazio tantissimo per averci raccontato grazie la tua storia. Grazie mille. Grazie. Adesso seguiamo la nostra inviata, Anna Madia, che ci porterà alla scoperta di due piccole realtà che possono aiutarci a capire meglio come si sta affrontando nel nostro paese la questione nascite. Vediamo il servizio. Cosa significa vivere in un paese sempre più anziano? Per capirlo, sono arrivata in uno dei comuni più anziani d'Italia. Qui, a Zerba, sull'Appennino emiliano, d'inverno vivono 11 persone e nessun bambino. Ci conosciamo tutti e se uno al mattino non apre la finestra, c'è subito il vicino che le dice: «Oi, non ho visto il tipo lì, non c'è visto Luigi, non si è alzato, non ho visto Giovanni, non c'è, come mai?» E si va a bussare, ma come va? Sindaco, fino agli anni 60 c'erano 600 persone qui che abitavano. Sì, un disastro, per quello è spopolamento spaventoso è stato in quegli anni lì. Ognuno appena trovava un posto di lavoro, soprattutto a Zerba, a Milano, prendeva, faceva le valigie e andava giù. La maggior parte qui andavano a fare tutti i carbonai. Vendevano legna e carbone e portavano tutti in giro in spalla sacchi di carbone. Lei si ricorda l'ultima volta che è nato un bambino qui a Zerba? L'ultima volta è un bambino che adesso sta facendo le superiori, che ha quindi 14 anni, che è Stefano, che è figlio dell'operaio comunale. D'inverno quanti siete? Tre voi, due noi, lei va e viene, due Gino. C'è Lucia, la Ines, Lucia con Matteo. Però ecco, il futuro vero ci può essere solo se ci sono nuove famiglie. Sì, secondo me sì. Deve attirare gente che ama la montagna. La mia famiglia è sempre stata qui, quindi avendo già un'attività bar e negozietto, abbiamo detto vabbè, per non chiudere proviamo a aprire anche l'osteria. Era importante non chiudere quello che c'era, quindi
far sì che il paese non morisse. Una prova che mi emoziona molto è a mezzogiorno sentire il suono della campana nostra, dell'altro paese, contemporaneamente vuol dire che la vallata è viva, mi dà il senso, e questo mi fa piacere. E quello che si deve fare, bisogna farlo in fretta per salvare il salvabile. Secondo me basterebbe che due o tre famiglie ricominciassero a venire qui e inventarsi qualcosa, qualche attività. Ma c'è un posto in cui i giovani arrivano per rimanere e per fare figli. È Bobbio, un borgo di 3.500 anime poco lontano da Zerba. Sono nati 30 bambini in un anno, un piccolo boom demografico che sembra incredibile, ma non nasce dal caso. È stato il chiodo fisso di questo imprenditore del settore elettrico, Marco Labirio, che con il parroco e il sindaco ha trovato un rimedio alle culle vuote. Primo, io sono nato qua. Io sono di estrazione contadina, non mi interessava spostarmi. Ho solo fatto il mio mestiere, chiaramente aumentando i posti di lavoro da 40 a 200. Di cui donne? Ah, quasi tutte donne. Don Paolo mi dice, ho un'idea, bisogna fare un nido. Va bene, però fare il nido dove? Lui dopo ha trovato il locale, noi abbiamo sistemato quel che c'era da fare e è nato questo nido. Il nido è aperto a tutti e Paola è una delle educatrici. Si è trasferita a Bobbio insieme a Giovanni e i due figli piccoli, proprio per lavorare qui. A un certo punto Giovanni dice bisogna fare qualcosa concretamente per i nostri bambini e per la nostra vita, per l'inquinamento che c'è a Piacenza, per dare ai bambini una qualità di vita migliore, una vita più di comunità. Per cui Bobbio ci è sembrata la cittadina adatta per noi. Poter pensare a Giuditta che possa girare in bicicletta, non dico da sola, ma quasi. Qui è una vita un po', è molto più semplice, ecco. Se un giovane che ha tutto qua, che non le manca niente, se lui abbandona la valle, perde tutti i beni e dove va farà un mutuo per tutta la vita. E questo mi ha fatto riflettere molto pensando di fare un qualcosa per rimanere in loco. Noi usciamo spesso coi passeggini e tante persone di Bobbio ci fermano. C'è una signora che dice io quando vi vedo a me mi si apre il cuore. C'è un'altra signora che mi ha detto che è rimasta vedova da poco e dice io quando mi sento triste in casa penso a voi. Lei avrebbe potuto anche creare un asilo aziendale soltanto per i suoi dipendenti. Perché ha fatto una scelta diversa? Ascolti, utilizzare quella rotta secondo me era come chiudersi in casa. Bisogna aprire la porta a tutti. Hai sentito, frate Antonio? Tu parli spesso ai giovani. Come affronti questo tema, la paura di mettere su famiglia? Tra l'altro, recentemente sono diventati molto famosi dei monologhi scritti da Mattia Torre e eseguiti da Valerio Mastandrea, che denunciano in qualche modo un certo clima culturale che ruota attorno ai bambini. Questi figli sono considerati un problema, un peso, un ostacolo, una limitazione. I figli invecchiano. E addirittura nell'ultimo dei monologhi Valerio Mastandrea finisce dicendo beh, non lo vogliamo ammettere, ma sti figli ci stanno proprio sullo stomaco. Ecco, come parli tu? Io credo che, almeno l'esperienza piccola che ho, è provare a far fare l'esperienza che è bello essere figli, prima, di desiderare di essere padri. E credo che è una fatica forse anche oggi un po', per tanti motivi, che forse questo non è il luogo per come dire, snocciolare, perché forse non c'è il tempo. Però credo che il punto di partenza sia quello, cioè il gusto di essere figli, il liberarsi o lasciarsi liberi, la dico male, dai genitori, il partire, ecco, e sapendo che la crisi è rischio e opportunità. Opportunità che passa attraverso la scelta possibile oggi. E poi l'altra cosa, secondo me, importante, veniva fuori, mi pare, nel video, l'esperienza di una comunità.
che ti dice che è possibile. Vedere qualcun altro, qualche altra famiglia, perché io posso predicare che è bello fare figli, ma sono poco credibile, nel senso. No? Però il vivere con altre famiglie, conoscere altre esperienze, ti fa dire sì, posso giocarmi anch'io, posso correre questo rischio oggi. Altrimenti Bene. C'è quel rinvio che poi diventa rinuncia, come prima ci Infatti veniva Infatti questo detto. Fa parte di quel dover promuovere culturalmente, anche certo. da parte nostra, certo. che i figli li abbiamo e dobbiamo certo. testimoniare che è bello averli fatti. Io ne ho 4 e devo dire che sono la cosa Brava. Più bella che ho fatto nella mia vita. Bene, e la vita di una coppia può essere paragonata ad una continua battaglia. Spesso non è facile affrontare la realtà di tutti i giorni, quei nemici visibili e invisibili che mettono i bastoni tra le ruote. Di questo parla la canzone di Motta, Abbiamo vinto un'altra guerra. La canta la nostra Sara Loreni. Abbiamo vinto un'altra guerra, non quella che volevi tu. Ora per sempre ti accontenti ed io non parlo quasi più. Hai presente quelle volte che vai a letto, non sei stanco, ti passa un treno sopra gli occhi, ti risvegli, sei contento. È una colpa, è una ferita aperta e non serve a far capire che si può fare male. Ti ricordi quelle mani che poi finivano sul letto e quando i denti si stringevano tu mi dicevi abbiamo perso. Bravissima Sara Loreni, abbiamo vinto un'altra guerra. E adesso, per proseguire il nostro racconto di Abramo, voglio presentarvi una coppia che è venuta a portarci una testimonianza molto preziosa, perché intima. Barbara Mercuri e Alessandro Bonaldi. Barbara, benvenuti, accomodati. Ciao Alessandro. Sono felicissima di avervi ospiti qui perché la vostra è una storia d'amore bellissima. Allora, iniziamo da principio. Vi siete conosciuti dove? Nell'estate del 2009, in una piscina che frequentavamo entrambi. Non ci eravamo mai visti, nonostante abitassimo molto vicini. E quando l'ho vista non sono riuscito a parlarci perché lei una volta che entra in acqua non si ferma mai. Però poi la seconda volta quando l'ho rincontrata l'ho fermata subito e abbiamo cominciato a parlare e così ci siamo conosciuti. E vi siete innamorati, vi siete fidanzati sì. e poi vi siete sposati. Dopo quanto tempo? E avevamo 36 anni, ci siamo sposati dopo 5 anni, quindi nel 2014. Ci avete pensato un po', insomma? Sì, sì, un po', perché è stato un periodo di cose, di eventi piacevoli, altri meno. Però tutto poi ha concorso a farci capire che volevamo coronare il nostro amore con un matrimonio, sì. E poi appena sposati Alessandra ha subito cominciato a chiederti un bambino. Sì, noi ne avevamo anche parlato anche prima, lui li voleva subito, io non che non li volessi subito, ma ero già grande, ci siamo sposati a 41 anni e non sapevo se potevo avere dei problemi ad averne. Cose avevi un po' di paura? Questo. Avevo un po' paura, però sì. poi ti sei convinta e avete. Sì, mi sono convinta subito dopo il matrimonio, ho percepito profondamente il significato di creare una vita da un amore, quindi così grande. Però purtroppo sembrava proprio che non succedesse niente e avete cominciato a preoccuparvi. Sì. E a fare delle indagini. Sì. Sì, e abbiamo fatto tutti gli esami, sia lei che io, e non è uscito fuori nulla. E i medici che ci hanno visitato e ci hanno fatto fare gli esami ci hanno detto che facevamo parte di quell'infertilità inspiegata.
E quindi abbiamo cominciato anche ad avere dei piccoli aiutini, nel senso... Avete cercato delle strade percorribili per poter comunque coronare questo vostro sogno. E abbiamo fatto delle IUI, che sono delle inseminazioni intrauterine, e questo ha comportato anche delle stimolazioni ormonali, quindi anche l'uso di alcuni medicinali. E purtroppo anche questi tentativi, che per noi poi, appunto, non avendo una patologia dichiarata, non erano nemmeno poi così indicate, però potevano aumentare le probabilità. Nonostante questo, non siamo riusciti ad averne. E nulla. E il vostro rapporto ha subito delle conseguenze da questo percorso, da questi tentativi? Cioè, cosa è cambiato tra di voi? Sì. Ma diciamo che questo percorso ci ha cementato, nel senso che mentre era molto facile perdersi, litigare, discutere, perché poi... Comunque sì, entrare e uscire da questi medici, un giorno sì, un giorno no, era molto... Era diventato stressante, faticoso, anche invece, fisicamente per te, perché comunque... Sì, soprattutto poi per lei. Ci siamo trovati anche davanti a delle scelte da fare, perché dopo appunto queste tecniche ci è stata proposta la fecondazione assistita. E siamo andati, abbiamo approfondito la tecnica, siamo andati da professori a Roma che se ne occupano specificatamente e abbiamo cercato di capirne le metodologie, tutti i passaggi e anche quello è stato un'altra fase di sofferenza nel dover decidere se proseguire oppure no. E abbiamo deciso di non intraprendere quella strada, ci siamo fermati. Ma l'abbiamo deciso insieme. Ha rischiato di allontanarvi tutto questo percorso? Sì, perché genera... E quindi alla fine quello che doveva essere il coronamento, il sigillo del vostro amore, stava diventando ciò che vi... Divideva. Vi divideva. Sì. Anche nell'intimità, perché poi una volta quando ti dicono rapporti mirati, cioè non c'è più quella spontaneità nello stare insieme. E quindi ad un certo punto insieme... Avete deciso di dire basta? Sì. Che non volevate a tutti i costi? Un figlio. Da quel momento in poi, che cosa è successo? E da quel momento in poi abbiamo deciso che la nostra vita era meravigliosa ugualmente. Anche se un figlio non è venuto, il nostro amore è aumentato. Ci rispettiamo, ci siamo messi a nudo tante volte. Oggi ci confrontiamo di più, parliamo di più. Riusciamo... veramente a confrontarci e liberamente a parlare di qualsiasi cosa e di non nasconderci niente, nulla. Veramente siamo diventati una coppia abbiamo che si ama veramente. Abbiamo capito quello che è poi il primo figlio della coppia, che è la coppia stessa. Quindi abbiamo guardato, perché poi ci siamo conosciuti appunto in età già che eravamo grandi, quindi per noi era già un miracolo l'essersi incontrati e innamorati così tanto. Che cosa vorreste dire alle coppie che si trovano nella vostra situazione? Ma sicuramente di non aver paura di confrontarsi tra loro, di parlare, di non nascondersi. Io non cambierei questi anni che il rapporto con Alessandro è diventato così, così importante, così grande, così più profondo con un figlio, perché non so se non avessimo attraversato questo percorso, non so se saremmo così innamorati e uniti oggi. Ma che cosa desiderate per il futuro? Ma noi ci affidiamo un po' alla volontà del Signore, cerchiamo di... sicuramente noi proviamo ancora, perché non essendo... Assolutamente. E poi stiamo cercando di fare... di guardare insomma anche gli altri, aiutare gli altri in altre maniere, insomma di amare, di essere avanti. Fecondi anche in altre maniere, insomma. Sì, guardiamo avanti con ottimismo, perché comunque il nostro siamo amore felici, è bello, ecco. Quindi siamo felici. E... Per esempio c'è una cosa che so che volete fare, che avete idea di fare, che sì.
Praticamente abbiamo fatto domanda per diventare clown di corsia. Abbiamo fatto... Per i bambini, anche malati, se poi abbiamo... anche se non solo bambini. Sì, adesso stiamo aspettando questa risposta, se ci vengono. Grazie davvero. Vi saluto e vi auguro tutta la felicità possibile. Grazie, Beatrice. Grazie ancora a Barbara e Alessandro perché hanno condiviso con noi la loro storia di moderni Abramo e Sara. E ora un'altra storia estrema di figli e di padri. L'abbiamo portata qui perché ci ha a dir poco emozionato, ma ve la raccontiamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Abramo e Sara, con il loro percorso accidentato per ottenere una discendenza, e l'abbiamo paragonata ad un oggi altrettanto pieno di problemi. Ci troviamo in una crisi demografica senza precedenti e ci sono ancora donne che perdono il posto di lavoro quando rimangono incinte. Manca, come sappiamo, un vero sostegno alla famiglia, in quanto non pensiamo più che avere una discendenza sia un valore positivo, come ha scoperto la nostra prima ospite, Patrizia Colombo, a cui abbiamo chiesto di restare ancora qui con noi. A volte il procreare viene percepito socialmente come un lusso, così si arriva al matrimonio ben oltre i 30 anni e a fare figli verso i 40, e capita sempre più spesso di faticare molto a concepirli. Di questo ci hanno parlato Barbara e Alessandro e di come il calvario della fecondazione assistita metta a dura prova la vita di una coppia. Poi c'è chi decide di adottare o di prendere un bambino in affido, e anche questi sono percorsi complessi. Ce lo racconta Giacomo Visco Comandini nel suo servizio. Oggi vi farò conoscere una storia molto particolare. Lo farò insieme a Marco e Isabella, una coppia di neosposi che vado a raggiungere a Bologna. Ciao Marco, ciao Isabella, come state? Bene, che bello. A che mese stai? Al sesto. Bellissimo. Quando scade il termine? 1° maggio. E nei panni di futuri neogenitori come vi vedete? Io vedo lui molto, molto bravo a giocare con i bimbi. Io non so cosa aspettarmi, quindi... Però sono felice. E tu, tra l'altro, stai facendo una tesi su un argomento molto particolare, sì, no? Sull'affido familiare. Però, diciamo, ho studiato a livello teorico questo argomento e mi piacerebbe vedere invece nella pratica questo come funziona. Di conoscere, insomma, da vicino una coppia affidataria. Sì. Ed è così che incontriamo a San Venanzio di Galliera Walter e Alessandra, sposati da oltre 30 anni. Una coppia che di affido ha una lunga esperienza. Abbiamo iniziato innamorandoci dell'affido e interessandoci di questa cosa al corso per fidanzati. E una coppia ci raccontò della loro esperienza dell'affido. Un'esperienza che io rimasi, tutti e due siamo rimasti proprio senza fiato. Tu prendi in casa qualcuno solo per amarlo. E questa cosa a me era piaciuta tanto, ci era piaciuta tanto. Abbiamo detto, la faremo anche noi. Facciamo questo affido, va molto bene. Questo bambino era veramente un bambino stupendo. E quindi, passato un anno, facciamo domanda di adozione. Quindi c'era Nicola, il primo bambino, e c'era Jessica, la seconda bimba. Loro crescevano. Noi crescevamo anche col desiderio comunque di alimentare ancora la nostra famiglia, pensando ancora di alimentarla in maniera anche naturale stavolta. Abbiamo conosciuto l'affido, l'adozione, adesso un bambino lo facciamo. Ma i figli naturali non sono arrivati. I nostri figli sono tutti arrivati con l'affido e con l'adozione.
ne sono arrivati 5, ma tutti con l'affido e l'adozione. Ma quindi secondo voi anche una famiglia che può avere figli naturali potrebbe aprirsi a questa ragione? A maggior ragione, proprio perché anche voi non avete questo bisogno di colmare un vostro buco, no? Fra poco sarete genitori in un'altra maniera rispetto all'affido. Essere genitori affidatari vuol dire anche confrontarsi con le cicatrici del passato. L'arrivo del quarto figlio in casa di Walter e Alessandra è stato tutt'altro che facile. Questo bambino non aveva mai avuto dei punti fermi e quindi è arrivato a 2 anni e mezzo molto, molto arrabbiato. Talmente arrabbiato che e aveva tutti i motivi, tutte le ragioni. Se fosse stato lui il primo della serie, forse ci saremmo fermati per sicuramente più. Sicuramente non avremmo chiesto altro, anzi ci saremmo sentiti degli incapaci come genitori. La sua rabbia era talmente grande, lo prendevi, lo abbracciavi e lo tenevi finché non smetteva di piangere. Il problema è che molti non fanno l'affido e se dopo me lo portano via, allora un po' noi gli rispondiamo che intanto tu puoi fare un pezzo di strada con lui, no? E quello che tu gli darai, cioè nessuno glielo toglierà mai, no? Anche se dovesse fare solo 2 anni, 3 anni con te, con la tua famiglia, 4, 5, non lo so, non si può neanche fare un affido amando un bambino tipo col freno tirato a mano, no? Non ti voglio più di tanto bene perché poi un giorno potresti andare via, no? E così non soffro, non so. L'affido di per sé appunto dovrebbe terminare. Voi come avete vissuto il fatto che tutti i vostri affidi invece sono poi di fatto state come delle adozioni? In maniera naturale, perché poi abbiamo visto l'evolversi della situazione e abbiamo capito che non poteva andare che così. Adesso per esempio il nostro primo bambino, che abbiamo avuto in affido il primo, si è sposato. Lui è uscito dalla nostra casa, lui ha fatto famiglia con questa ragazza. Ecco, pensare al rientro di un bambino nella famiglia naturale è la stessa cosa che vederlo uscire con sua moglie. Questa cosa è bellissima, no? Perché li abbiamo visti proprio felici. Questo incontro sembra aver lasciato qualcosa a Marco e Isabella, tanto che poche ore dopo mi inviano un video. Ciao Giacomo, volevamo ringraziarti per averci fatto conoscere Walter e Alessandra. È stato un bellissimo incontro che ci ha fatto capire che la scelta dell'affido è una scelta possibile, anche se per noi forse non nell'immediato. È stato commovente vedere come abbiano accolto tutto di questi bambini. E niente, ora noi impariamo a fare i genitori con la bimba che sta per nascere e poi si vedrà. Ciao! Ciao. Bene, il servizio del nostro inviato ci ha fatto riflettere dentro una situazione limite sul rapporto tra genitori e figli, come la canzone che ci canterà adesso la nostra Sara Loreni, la famosissima Feather and Son di Cat Stevens. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become when you found something's going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you we'll still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do it turns away again? And it's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that
that I have to go away. I know I have to go. Bellissima! Father and Son di Cat Stevens è una canzone che racconta del rapporto padre-figlio, di quanto sia importante per un figlio avere una figura di riferimento alla quale affidarsi anche solo per un consiglio nei momenti di difficoltà. E a proposito di questo, vorrei qui sul palco con me l'ultimo ospite di questa puntata. Benvenuto, Edmondo Tarabini! Ed, benvenuto. Ciao, grazie. Gli amici ti chiamano Ed, vero? Sì. Allora, hai una storia bellissima. Sì. Iniziamo proprio da lì, dall'adolescenza. Un ragazzo irrequieto. Vabbè, a scuola ero un po' vivace, un po' tanto vivace. Però tutto sommato me la giocavo. Succede che però... 15 anni, incontro il mondo della droga. Quasi da subito inizio già con l'eroina. Cioè, corro talmente veloce che a 19 anni e mezzo avevo già fatto richiesta per entrare in una comunità terapeutica. Perché, insomma, avevo già fatto un overdose e, insomma, capivo che... sarei durato molto poco. Per cui faccio la comunità, a detta loro anche bene, nel senso che avevo seguito tutte le dinamiche che mi venivano proposte, imparo un lavoro di grafico, esco dalla comunità, duro un annetto e mezzo, e poi ricomincio. E in poco tempo... ero ritornato quello che ero prima. Che rapporto avevi con tuo padre negli anni proprio dell'adolescenza? Allora, io ti dirò che io ho una grande stima di mio papà, perché lui è rimasto orfano quando lui aveva un anno, orfano del padre. Per cui capivo che anche lui aveva di sé una mancanza. Ma era una mancanza che era data dal destino. No. Ma come ha cercato di aiutarti quando ha visto che avevi questi problemi così gravi con la droga? Lui ha fatto una cosa molto grande, perché io non mi ricordo che mio padre sia mai stato a casa un giorno dal lavoro. Anche se non stava poco bene, piuttosto andava con la febbre. Ma un giorno, per aiutarmi, ha deciso di prendere 6 mesi di aspettativa dal lavoro per starmi a fianco. Addirittura io dormivo insieme a lui nel lettone e quasi tutte le mattine mi prendeva, mi diceva dai andiamo a fare un giro e tornavamo alla sera, quasi cercando di recuperare il tempo che avevamo perso. Per cui, come quando dire... Quando è scaduta poi l'aspettativa... Quando è scaduta l'aspettativa, quasi lo stesso giorno sono ritornato ad essere quello che ero prima. Ho ricominciato a ridrogarmi. E che cosa succede il giorno del tuo 37esimo compleanno? Una giornata dove ne avevo combinato un po', perché avevo rubato una macchina, ero in stato d'ebbrezza, avevo già la patente sotto sequestro. Mi ferma la stradale. E mi hanno arrestato. E in quale carcere sei finito? Il carcere di Como, il Bassone. Per cui io ero in una cella di 9 metri quadri in 4, chiuso 20 ore al giorno. Stavo paventando l'idea di suicidarmi. Eri anche in astinenza? Sì, ero in astinenza. Sapevo che se fossi uscito... avrei ricominciato a fare quello che facevo, io ero davvero stufo. Ma? Ma lì un imprevisto. Il mio coincellino, Dario, che era da tanti anni che era lì, mi dice, Edmondo, io è un po' che ti guardo e non mi sembri una cattiva persona. Io conosco una signora che ti potrebbe aiutare.
Però bisogna fare delle domandine, ci sono delle procedure interne al carcere in cui tu scrivi questa domandina, va vagliata dal comandante, da chi deve, in ultimis da Patrizia, che è questa signora del centro stampa. E Patrizia è rimasta qui con noi, stiamo parlando proprio di Patrizia Colombo, che... Patrizia, ti vieni a sedere qui vicino a Ed, per favore. C'è un cortocircuito tra gli ospiti questa sera, ti stai già commuovendo. Esatto. Perché Ed arriva a questo centro stampa, ti incontra e inizia a fare bene il suo lavoro e a cambiare. Raccontatemi un po', continua. Beh, diciamo che il primo incontro con Patrizia a me ha stupito subito, perché lei mi dice: se ti manda Dario, io di Dario mi fido, entra pure. Cioè, in carcere non è consuetudine fidarsi di qualcuno. Io entro, mi guardo intorno, dopo 10 secondi entra e mi dice: Ed, noi qua iniziamo la giornata dicendo l'Angelus. E io tra me e me dico: ma questa è più matta di me. Con tutti i problemi che io ho, se questa, insomma, è il suo aiuto, mi sa che ho sbagliato posto. Ma io sono passati 10 anni, sono uscito il 6 gennaio del 2010 e non c'è mattina e non c'è sera in cui io dentro questo Angelus faccio memoria di ciò che mi è accaduto. Quando hai scontato la tua pena, quando hai finito di scontare la tua pena, tu sei uscito. Sì. Allora, io e Patrizia ci eravamo fatti una promessa. Un mese prima della scarcerazione gli avevo chiesto: Patrizia, guarda, appena esco mi puoi dare una mano? E lei mi dice sì, però ne riparliamo, manca ancora un mese. Io ero già lì con un foglio e una penna e mi ero scritto il suo numero di telefono. E quindi passa questo mese, il 6 gennaio del 2010, arriva una guardia, mi chiama col numero di matricola che appositamente mi sono dimenticato, perché io non sono un numero. Fatto sta che arrivo alla matricola, che è l'ultimo step per poi uscire ed il primo a entrare, e mi ridanno tutto quello che mi avevano sequestrato. Ai tempi avevo l'orecchino, qualche decina d'euro e il telefonino smontato. Per cui esco e mi trovo lì con questo telefonino smontato, 2 sacchi della spazzatura e velocemente mi monto il telefono e mi accorgo che mi era rimasta mezza tacca della batteria. In una frazione di secondo sono passati dentro 2000 anni e mi sono venuti incontro gli occhi di Patrizia, perché io me li ero già dimenticati. E metto la mano in tasca e nel taschino dei jeans avevo il suo numero di cellulare. La chiamo e gli dico: Patrizia, tu puoi tener fede alla tua promessa, io cercherò di tener fede alla mia. E lei mi dice: sì, però sono a casa con la broncopolmonite, però ti mando Fabio, suo marito. Non lì in stazione a Como, ma in un'altra stazione. Fatti trovare lì fra un'ora. E per la prima volta in assoluto incontro Fabio. E lui mi dice: ti porto a casa. Da tuo padre? Non ti porto a casa nostra, ti porto a casa tua. E io tra me e me ho detto: eccoli qua, sono sempre i soliti. Ti fanno un sacco di belle promesse, poi quando bisogna mettere le mani in pasta, tutti scappano. Si mettono d'accordo di trovarsi più o meno a metà strada, a Colico, paese di Paolino. Tutto si intreccia, è una trama infinita questa storia. Sì. Noi arriviamo, mio papà va da Fabio e gli dice: forse tu non l'hai capito, ma io questo figlio qua non lo voglio più. Se tu pensi di salvarlo, tienitelo. Ma lì è venuta fuori innanzitutto come io fossi caduto in basso. Però vedendo Fabio dire di sì,
dentro la massima libertà, perché nessuno lo obbligava. E mi dice: Ed, torniamo a karate. E possiamo dire che però tuo padre in qualche modo ha rinunciato a te per il tuo bene. Esattamente. E quindi sei andato con Fabio. Sono andato con Fabio. A casa di Patrizia e Fabio. Esatto. E come è stato Ed appena arrivato a casa? Come si è comportato? Un disastro. Lui si è preso il divano, il frigorifero, la cantina, il telecomando, cioè tutto. Lui si è preso tutto. Ma una cosa è successa che è bellissima, che la mia mamma malata di Alzheimer lo aspettava tutti i giorni perché si era innamorata di lui, pensando che lui fosse il suo amoroso e quindi lo aspettava. Ed io, che un genio, si è servito di questa donna per farci amare di più Edmondo anche a noi. Perché Edmondo, quando era lì da voi, ne ha fatte di cotte e di crude. Ad un certo abbastanza. Punto, che cosa è successo? Allora, c'è da dire che io bevevo di nascosto, a tal punto che 2 o 3 giorni gli avevo svuotato la cantina a Fabio. Una sera di queste io sto male, per cui Fabio decide di portarmi a pronto soccorso. Mi fanno gli esami, perlomeno per capire che medicinali darmi, ed era venuto fuori che avevo un tasso alcolico altissimo. E ho dovuto dirgli che gli avevo svuotato la cantina e si era molto arrabbiato. E a quel punto cosa hai deciso tu? Io ho detto: Fabio, io ho già rovinato una famiglia, non ne voglio rovinare un'altra. Appena torniamo a casa, prendo il mio zaino e me ne vado. Era sulla porta e anche voi un po' non ne potevate più. Ma tu che cosa hai fatto? Da una parte sì, ma dall'altra parte erano 2 di notte, io ero a letto e Fabio l'ha obbligato a venire a salutarmi. E io ero proprio lì ad aspettarlo e gli ho solo detto: guarda, qui noi ti vogliamo bene. Se tu esci da questa porta sai come va a finire. È tua la decisione, però devi tener conto di questo bene. Ti stava dando un'altra possibilità. Mm. E lì, ancora una volta, Fabio mi dice: guarda, oggi hai già fatto una stupidata, non farne un'altra, però sappi che la libertà è la cosa più importante che noi abbiamo. Se tu decidi di andartene, a noi dispiace, ma non possiamo farci niente. Con questo ennesimo atto di perdono, cosa è cambiato in te? Guarda, lì ho percepito che per diventare un uomo dovevo seguire Fabio. E sapevo che sarebbe stato molto faticoso. Lui mi dice: Edmondo, tu hai bisogno delle regole. Tu hai bisogno che non devi smetterla di bere, non devi più avere soldi in tasca. Se esci da questa casa devi essere accompagnato da me o da Patrizia. E io avevo quasi 40 anni. Però ho percepito che dentro questo c'era un bene. E ti sei comportato con lui finalmente da figlio, come non avevi fatto con tuo padre, riconoscendogli l'autorità su di te. Esattamente, ma ti dirò anche di più, che era il momento giusto. Tu hai avuto un figlio. Sì. Che hai chiamato Francesco. Sì. Quando è nato tuo figlio, tuo padre che ti ha detto? Lui è commosso. Dice: che bello, la Rosanna sta bene, mia moglie. Francesco sta bene, sì. Ecco, vai a casa e ringrazia tutti i tuoi amici. Cosa hai capito diventando padre a tua volta? Che se spesso i figli criticano i genitori, ma io, se dovesse succedermi quello che è successo a mio papà, vorrei essere esattamente come lui. Che bella questa cosa che hai detto. Penso che dia tanta pace al tuo papà. Allora, io vi ringrazio, Patrizia, grazie. Sei una mamma speciale. Grazie. Grazie.
Tuo figlio si chiama Francesco per Papa Francesco, ma questa è un'altra storia e non ve la possiamo raccontare questa sera. Grazie. Grazie davvero per averci raccontato tutto questo. Frate Antonio, vieni qua accanto a me, sediamoci su questi gradini perché ci sono tante considerazioni da fare. È stata una puntata emozionante, così densa, così importante. Tu hai preso appunti. Ho preso appunti. Facci un po' un sunto di quello che, su cui hai riflettuto nel corso della puntata. Posso dire una cosa che da casa non si vede, sì, davanti a uno schermo non si vede, che oltre qui in studio, ma anche qualche volto dietro le telecamere aveva gli occhi lucidi, ascoltando. Ho faticato anch'io. E credo che questo sia, come dire, la... A me resta questo, cioè il fatto che sentire storie come l'ultima che abbiamo ascoltato, come quelle che abbiamo ascoltato in precedenza, non c'è confine alla possibilità di Dio di generare attraverso di noi, non c'è confine. E Abramo, l'abbiamo ascoltato nel racconto di Johnny Dotti, ha vissuto, ha lottato, ha disperato forse un po', ma ebbe fede sperando contro ogni speranza, dice la scrittura. E questa cosa mi pare che sia il seme che c'è in noi. Il Signore non smette di fare alleanza con noi perché siamo generativi e questa cosa non viene mai meno, non viene mai meno. Mi scrivevo due cose che rispetto a un brano della Genesi che è stato anche accennato da Johnny Dotti, no? Il sacrificio di Isacco, dove sembra una lettura in superficie della parola che Dio si diverta a mettere alla prova, ma perché vuole vedere se siamo disposti a eliminare. In realtà quel sacrificio è il dono del figlio, ma che passa attraverso il sacrificio del padre. Perché mentre Isacco chiede dov'è, ci sarà un agnello, non ce l'abbiamo, lo troveremo su, dice il padre, dice Abramo. E poi impigliato sui rovi c'è un ariete, che è un padre. È un maschio, è un padre. E quel sacrificio che Abramo fa al posto del figlio è di un padre, cioè di quella paternità che lui aveva vissuto, molte delle storie anche di stasera ce l'hanno raccontato, come un possesso. E la prova era questa, cioè di riconoscere che l'essere generativi è un dono. E questa cosa rimessa nelle mani di Dio moltiplica i figli, no? Ci è stato raccontato, io parlo in punta di piedi se posso, di qualche storia che abbiamo ascoltato oggi, anche chi non ha figli riceve questa promessa e questa fecondità reale, non per finta. Sì, infatti mi colpisce moltissimo proprio che in questa alleanza con Dio si scopra la capacità davvero di essere adulti, certo, di avere fiducia, di poter generare a nostra volta la vita, che non sia soltanto una vita biologica, ma una, certo, vita eterna negli, certo, altri, prenderci, certo, cura dell'altro, far sì che si incarni proprio questa missione nel nostro occuparci degli altri. Sì, credo che la cura sia proprio generativa di per sé. Io dico solo due cose. Quando mi capita di vivere dei momenti di ritiro spirituale per me e non che li predico agli altri, e non so da dove, ma spontaneamente dentro mi vengono in mente tutti i padri e le madri che ho avuto nella mia storia. Cioè sento che non sono frutto di me, non mi faccio da me, in questo senso. E questo dà forza e spessore al mio essere per gli altri. E credo che anche chi ci ha raccontato le storie stasera, Abramo per primo, no? Quel ricordo dell'alleanza con Dio che in vari modi, alzando gli occhi al cielo, guardando quell'ariete, diventa, come dire, memoria di un cammino fatto insieme che dà fiducia, profondità, futuro, quindi figli, nel senso largo del termine. Ecco, fiducia, quanto è importante sentire su di sé questo sguardo pieno di fiducia, sentirsi figli di un padre che crede in te, che punta su di te, che scommette su di te. Credo che si giochi tutto. La fiducia e il perdono che ci è appena stato raccontato. Se mancano questi ingredienti, manca, come dire, la strada davanti ai piedi. Perché sentire che qualcuno crede in te, anche quando sbagli, anche quando ti perdi, anche Abramo non è... Voglio dire, non c'è nella scrittura un personaggio esemplare, nel senso che abbiamo in mente noi di perfezione, ma esemplare nell'umanità, che è anche la fatica e come dire, il cadere, il rialzarsi, ma il non venir mai meno della fiducia di Dio, quella rimette in piedi e rilancia.
È così, grazie frate Antonio. Vieni con me, salutiamo i nostri telespettatori rimandando il nostro appuntamento a mercoledì prossimo con Giacobbe. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, voi qui vi lasciamo con Facebook e Instagram, commentate, e adesso la nostra meravigliosa sigla di Sara Loreni. Beati voi! Grazie, grazie. Traffico che c'è lo svincolo, beato te a guardarlo dal giardino.